Presentato nella sala consiliare del comune di Camerino il libro Motoclub 1950-2020. 70 anni di vita, uno dei più longevi d'Italia, uno dei più organizzati e che hanno organizzato, perché nella vita di un solo motoclub non ci possono stare tutte quelle manifestazioni che hanno fatto anche al di fuori di quelle motoristiche. Il Motoclub Camerino, un'associazione che ha agito a 360 gradi, lasciando la propria impronta non solo nel mondo delle due ruote, ma spaziando anche in sport come le corse di cavalli, quelle di ciclismo, addirittura il pugilato, sport che dunque poco hanno a che fare con l'attività principe a cui era stato demandato. Facendo delle ricerche ci siamo resi conto che veniva fuori un'enciclopedia e a quel punto era da fare una scelta: o andare avanti o smettere sul nascere. Smettere sul nascere no, perché già tanto materiale l'avevamo trovato, avevamo fatto, per cui insomma non ci sarà. Andammo avanti le prime difficoltà, enormi difficoltà, perché i giornali dell'epoca, parliamo anni 50, riportavano, non so, sulle classifiche, il secondo classificato c'è a miglior tempo del primo. La media oraria era sballatissima, le moto avevano dei nomi strani che non esistevano, ma questo era dovuto agli errori di trascrizione, perché il giornalista quando trasmetteva non c'era le mail, non c'era il WhatsApp, non c'era, quindi c'era lo spelling e spesso si incappava in questi errori. Un lavoro questo di Pistilli che è davvero durato anni, e non è un modo di dire, si è iniziato nella sfogliare proprio tutti i periodici degli ultimi 70 anni, Appennino Camerte compreso, migliaia di quotidiani. Poi, una volta conclusa la raccolta, purtroppo è arrivato il terremoto a buttare all'aria gran parte del lavoro, distruggendo documenti unici, ma anche foto che erano rimaste sotto le macerie. Il triale ha coinciso con la gara del Camerino, con la prima vittoria di un italiano in una gara mondiale in Italia. Mai un italiano aveva vinto in Italia, mai. E questo ha vinto Diego Bois, poraccio, è morto anche lui, con una moto italiana, quindi doppio successo. Io direi la manifestazione più bella fu quella, anche perché facemmo una rassegna stampa che avemmo 32 giornalisti accreditati, mai successo prima per una gara dei triathlon, mai. Un'opera che con i suoi 93 capitoli e le oltre 1000 foto è senz'altro da consultare per immergersi in tanti bellissimi ricordi.